Prima uscita stagionale per la primavera dell'Avellino che affronta l'Ariano Irpino al Renzulli, 4-3-1-2 per i Lupacchiotti di Renato Cioffi con Yusufi in porta, Cozzolino, Sgambati, Todisco, Calabrese a formare il pacchetto difensivo, Branchi, Saccavino, Dragone il terzetto di centrocampo, Crisci alle spalle delle due punte, Lucignano e Tagliamonte. Squadra in campo per il secondo tempo, cambia l'11 di Renato Cioffi con K3 Pali, Esposito, Ferraro, Bongiovanni, De Rosa, Rossi, Crisci, Miranda, D'Angelo, Russo e Pizzi.
Finisce in parità 1-1 il primo impegno precampionato della primavera dell'Avellino con Lorenzo Pizzi su calcio di rigore che ha risposto nella ripresa al momentaneo vantaggio di Vitillo. Primavera che dunque ha impattato con la Vissariano, compagine di promozione. Prossimo impegno il 12 agosto contro lo Sporting Accadia, altra compagine di promozione, 4-3-1-2 per Renato Cioffi che ha cercato di sviluppare attraverso i suoi uomini una precisa identità di gioco. Ma andiamolo ad ascoltare proprio Renato Cioffi nel post partita insieme al vicepresidente Michele Gubitosa. Ma sicuramente è appesantita perché comunque i carichi di lavoro anche stamattina hanno fatto un lavoro importante, però ho visto una squadra in crescita. Ieri abbiamo fatto una partita contro degli amatori, però oggi l'abbiamo ripresa con una squadra di promozione che ha buone ambizioni, ci ha impegnato. E sono contento soprattutto per come ha retto il campo la squadra, al di là magari le giocate bisogna velocizzarle, ma quello poi verranno dopo, però le idee ci sono e quando saremo tutti quanti bene fisicamente sicuramente potremo dire la nostra. Ecco, in che percentuale questa squadra che hai mandato oggi in campo affronterà il prossimo campionato di primavera? Scusa, tu parli dei titolari? Sì, no, sì, io non ho i titolari, quindi oggi ad esempio mancano tre giocatori che sono importanti per questa squadra, parlo dei due centrocampisti, Caprotunde e Guttà e l'attaccante Esposito, quindi, però chi ha giocato ha fatto vedere che ci sta, ci tiene alla maglia e vuole ambire a un campionato ambizioso. Ecco, senti, di solito la prima squadra e la primavera vanno di pari passo, quindi anche tu 3-4-3? No, noi oggi abbiamo fatto un 4-3-1-2 col trequartista, magari con un giocatore forzato nella tre quarti perché, proprio perché mancava il giocatore adatto, però abbiamo cercato di farlo. Direi abbastanza bene, quindi anzi forse mi sorprende molto questa cosa perché non siamo da parecchio assieme, sono 10 giorni e vedere fare determinati movimenti subito, questo mi fa ben sperare. Ci sono dei calciatori già pronti secondo Renato Cioffi per un possibile passaggio nella prima squadra, seppur panchina naturalmente? In questo momento no, però tra qualche mese forse qualcuno può ambire a questo. Teniamo presente che oggi nel primo tempo ha giocato terzino sinistro un 2001, ha giocato sì. con i 98, quindi è un giocatore degli allievi da under 16, quindi è un giocatore potenzialmente secondo me importante, però bisogna dare tempo alla crescita come tanti altri che secondo me possono ambire a questo traguardo. Senti, l'Avellino non cambia maglia, anzi è sempre più verde, ma cambia pelle questo settore giovanile. Noi siamo l'US Avellino 1912, quindi al di là di chi ne fa parte, l'Avellino rimane e resta. I colori sono quelli, chi in questo momento è quello che li deve difendere lo dobbiamo fare molto molto bene. Renato Cioffi, sinonimo di garanzia per il settore giovanile. Io ci metto l'impegno, sicuramente a me mi potranno dire che sono scarso come allenatore, ma
sull'onestà e sulla professionalità, sfido chiunque a dire il contrario. Tra poco incontrerò il vicepresidente Gubidosa, ecco, che cosa ti senti di chiedere alla società, che cosa manca ancora? Ma per adesso niente, anzi ci hanno fatto fare questo ritiro che la primavera mancava da tanto. Il presidente è molto vicino, come il presidente Taccone, come anche i direttori sportivi Massimiliano Taccone e Enzo De Vito, quindi sono molto attenti alla costruzione di questo settore giovanile, quindi sono molto contento di questo e sono convinto che alla fine qualche soddisfazione arriverà. Il prossimo impegno con lo Sporting HD è il 13, confermato, cosa si aspetta di vedere nei prossimi giorni? No, il 12, venerdì alle 17. L'HD è una squadra costruita per vincere il proprio campionato, so che ha dei giocatori importanti, ma al di là di questo a noi non è che interessa il risultato. Sì, fa bene sempre non perdere le partite, però noi vogliamo migliorare giorno dopo giorno. Sono sicuro che a quella partita arriveremo ancora più carichi, perché noi abbiamo bisogno di mettere benzina, poi ripeto, a noi interessa il campionato. Più che cambio di passo, portiamo avanti dei progetti, li consolidiamo e cerchiamo di andare avanti mettendo nuove cose, nuove procedure, nuovi processi. Abbiamo il nostro nuovo mister, quindi mister Cioffi, che ha le idee chiare su come portare avanti tutto, su come portare avanti ovviamente la formazione di questi ragazzi che comunque in questo momento della loro vita possono dare tanto, ed è qui, loro sono un bivio, da qui può uscire fuori il calciatore che è in loro. Sono appena stato negli spogliatoi, ho parlato con tutti loro, e un messaggio che voglio dare anche alla stampa e che ho dato ovviamente a tutti i ragazzi e al mister è che il settore giovanile dell'Avellino Calcio, lo so che è una cosa banale, scontata quello che sto per dire, ma la voglio comunque ribadire, è parte integrante della prima squadra dell'Avellino, nel senso loro sono noi, sono l'Avellino Calcio e ovviamente quando si muovono e si muoveranno sul territorio nazionale porteranno in giro il nostro nome, e quindi il settore giovanile dell'Avellino Calcio è l'Avellino Calcio. Vicende in questi giorni anche legate non solo al settore giovanile, in società c'è stata la fine dell'esperienza da amministratore unico dopo 4 mesi di Emilio Argenziano, ci puoi spiegare la dinamica di questo avvicendamento e le motivazioni che hanno portato a questa scelta? Noi siamo coerenti, quindi quello che abbiamo detto 4 mesi fa lo ripetiamo oggi. Quando sono entrato in società avevamo un piano ben definito con il mio socio Walter Tarcone, di una quota di percentuale a cui la mia azienda sarebbe arrivata e poi ovviamente a quella quota si sarebbe fermata, e a quel punto, man mano che cresceva la quota, avevamo impegno di delegare un amministratore unico. Ringrazio il dottor Argenziano per i 4 mesi che ha dedicato, però ci siamo resi conto che forse la figura unica che potesse mettere in confronto i due soci con conteggi precisi e dedicati, dobbiamo ancora ricercarla bene, nel senso potrebbe essere trovata anche, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno già all'interno, oppure se non troviamo qualcuno all'interno all'esterno, però abbiamo preferito, pur il dottor Argenziano avendo fatto un ottimo lavoro, quindi non sto dicendo che ha fatto un lavoro cattivo, siamo ritornati alle vecchie condizioni in attesa poi di vedere eventuali sviluppi. Di sicuro non è che l'Avellino Calcio può continuare dove, io credo che in quasi nessuna squadra l'amministratore della squadra sia anche il presidente o il vicepresidente, abbiamo bisogno di una figura che magari in questo momento non abbiamo ancora individuato, che ovviamente porterà ovviamente le procedure e i conteggi avanti dell'Avellino. Ovviamente questa cosa fa? Va a tranquillizzare un po' chi pensava che questa cosa che dicevamo dell'amministratore unico che ci serviva per fare da focal point tra me e i miei soci fosse invece un quasi mezzo per distogliere le nostre responsabilità. Non è vero, non abbiamo capito che non era quello che volevamo in quel momento, siamo ritornati noi, siamo qui in attesa di vedere poi come fare. Quindi diciamo siamo tranquilli, siamo sereni. Walter Taccone, ho letto da qualche parte che è tornato
il presidente della squadra. Io sono sempre a dire, lo è sempre stato, nel senso non è che è tornato oggi. Io credo che prima o poi ci dovremo un po' sedere tutti e fare un po', non noi, non lo voglio fare io, ma qualcuno dovrà fare un po' di lezioni di come di quali sono i ruoli nelle società, perché noto che c'è tanta confusione, cioè nessuno ha capito che c'è differenza tra il presidente, amministratore, vicepresidente, e quindi prima o poi dovremo spiegare un po' quali sono i ruoli. Comunque Walter Taccone era presidente la settimana scorsa, lo è oggi. Oggi in più è anche rappresentante legale, ma non cambia niente. Mercato, Tavano ha rescisso, si sblocca il mercato in entrata, in arrivo questo centrocampista slovacco, Lasic, a che punto siamo, prossime strategie? Lei da per scontato mi vuole mettere in bocca qualcosa, Claudio quando fa le domande è sempre così. Allora ti confermo che vabbè, è ufficiale che Tavano ha rescisso, lo saluto, è stato un giocatore a me personalmente piaceva tanto, è piaciuto tanto, siamo stati solo noi sfortunati a non prendere il meglio da lui. È chiaro che abbiamo un impegno con la piazza, adesso vediamo un po', la parte tecnica è al lavoro, ha presentato un'offerta se le interessa. Per il giocatore a cui lei ha fatto ovviamente riferimento, attendiamo in queste ore una risposta. Biraschi sembra che ci sia un interesse della Fiorentina, l'Avellino lo cederebbe a certe cifre magari? Allora, io stamattina ho trovato una chiamata del direttore sportivo Enzo De Vito, a cui non ho fatto in tempo a rispondere e ancora non l'ho richiamato. Di questa cosa di Biraschi io non so niente, non vorrei che mi voglia dire questo, ma non credo, quindi credo che questa cosa di Biraschi non sia forse ancora, o non sia vero, oppure io non ne sono al corrente e tutti siamo in vendita. È chiaro che ovviamente però i prezzi e le condizioni vanno poi diciamo stabilite e devono far gola ad entrambi le coalizioni che poi decidono le cose, però io non credo che Biraschi vada via perché ci serve. Ho sbagliato? No, non tutti siamo in vendita, sono in vendita solo i giocatori, i presidenti no. Capitolo campo, chiudiamo con questa battuta, a che punto sono i lavori per il 27? Non dovrebbero esserci intoppi, sarà pronto il Partenio Lombardi per l'esordio contro il Brescia. Marco, lei mi fa una domanda e vedo che tutti i giornalisti sorridono, perché io qualche giorno fa avevo dichiarato alla piazza che giocavamo la partita di Coppa Italia ad Avellino. Io chiedo scusa, ho fatto brutta figura, ho fatto una figuraccia, spero che i tifosi mi perdoneranno per questa brutta figura, non so che dire, ho sbagliato, pensavo, perché le ditte mi tranquillizzavano, che riuscivamo a completare i lavori. Una mattina mi squilla il telefono Massimiliano Taccone e mi dà la brutta notizia che invece purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Spero che con questo spero di non raccogliere diciamo dissensi e odi per aver promesso questa cosa e poi non averla mantenuta, chiedo scusa. E adesso che dire, se dico che ce la facciamo nessuno mi crederà, penseranno che sbaglierò di nuovo, quindi diciamo che spero di sì, spero di sì.